Ciao amici, sono Gandalf36 e ispirato ad Avengers Endgame, oggi vi presento questa meravigliosa statua di Thor in scala 1 a 10, fatta da Iron Studios. Magistralmente realizzato in base all'aspetto di Chris Hemsworth nel film e con una notevole somiglianza. Presenta una scultura della testa di nuova concezione, con un paio di occhi di colore diverso, un corpo che raffigura i suoi cambiamenti fisici e il classico mantello di colore rosso. Molto caratteristiche anche la Stormbreaker e il suo iconico martello, oltre ad un piedistallo dinamico con fulmini in rilievo. Ora vedremo il contenuto della scatola e molto velocemente come si monta, oltre ad un confronto con una Hot Toys in scala 1 a 6. Noi ci vediamo tra poco per le considerazioni finali. Partiamo come sempre dalla base, ma attenzione perché questa scatola ha due scomparti, quindi prima togliete la base e poi aprite il polistirolo. Dopodiché, una volta girata la scatola, potete prendere tutto il resto. Questa è la classica base Endgame in roccia con quattro fori. In questo centrale andrà infilato il piede di Thor, mentre nei restanti tre andranno messi i fulmini. Bene, una volta capovolto l'involucro, possiamo prendere il corpo intero completo di mantello. Questo è il body e mi piace molto come sono riusciti a riprodurre il sovrappeso di Thor senza però enfatizzarlo. Ottimo come sempre anche l'effetto weathering, ormai una caratteristica di Iron Studios. Questa è la testa. Per quanto riguarda lo sculpt, notiamo subito alcuni particolari, come la cicatrice e i due occhi di colore diverso. Molto bene anche la barba
e la forma dei capelli. Devo dire che ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. Poi troviamo la Stormbreaker nel braccio destro. E il martello in quello sinistro. È fatta molto bene, anche se non è diecast, quindi non ha parti in metallo. Nonostante questo, è dotata di un ottimo paint sia per quanto riguarda la lama e il manico in legno. Per il braccio sinistro, invece, abbiamo una doppia possibilità: la versione che impugna il martello o il braccio a pugno. E per finire, i fulmini. È composto da tre parti che andranno messe ai piedi di Thor, tutte con l'attacco a calamita. E ora possiamo montarlo. Iniziamo posizionando la base, su cui metteremo i tre fulmini. Poi il corpo completo, su cui ovviamente andrà la testa. E il braccio destro con la Stormbreaker. E per finire non ci rimane che il braccio sinistro, con il martello o, se preferiamo, con il pugno. Bene anche il confronto con Thor in scala 1 a 6. Tra l'altro, questa è una delle versioni più belle mai fatte da Hot Toys, tratta da The Dark World. Ma nonostante questo, il piccolo Thor Iron Studios non sfigura. 5 anni dopo gli sconvolgenti eventi di Avengers Infinity War, le priorità del Dio del Tuono si spostano verso i videogiochi con i suoi amici, mentre tentano di bere ogni bottiglia di birra che riescono a trovare. La sua inaspettata discesa nella depressione lo ha trasformato in un alcolizzato, dandogli così una massiccia trasformazione fisica. L'aspetto del nostro supereroe Marvel è cambiato, ma il suo eroismo rimane. Thor è ancora e sempre degno di impugnare il suo potente martello. Questa nuova figura di Thor sarà un'aggiunta straordinaria alla collezione Iron Studios legata ad Avengers Endgame. Ed eccoci qua. Allora, volevo dirvi subito che non ho particolarmente amato come è stato trattato questo personaggio nel film. Il Thor versione grassa poteva essere divertente i primi 10 minuti, ma per tutto il film l'ho trovato un po' stucchevole. Nonostante tutto, credo che sia un protagonista insostituibile. E in qualsiasi collezione che riguardi gli Avengers, beh, non può certo mancare. Nel prossimo video vedremo Capitan America. Ma ora mi interessano molto le vostre opinioni su questo ultimo lavoro Iron Studios. Scrivetele nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Io come al solito vi saluto, vi ringrazio e mi raccomando, state senza pensieri. Ciao, a presto!